Grazie a un secondo tempo tutto cuore grinta, il Real Rimini piega la resistenza di un coriaceo Luco Canistro e compie un altro passo avanti verso le zone nobili della graduatoria. Oltre a Pica, Bettini, Cristian Zarini e Camillini, mister Jacobelli deve rinunciare anche a Rocco. Accanto di Giulio viene dunque schierato il giovane Renzi, con Procopio ancora una volta nel ruolo di prima punta. Partono bene gli uomini di mister Sorrentino. All'ottavo Mariani crossa dalla tre quarti, di Genova in corna, ma Verì blocca con sicurezza. Al 28esimo Masini ruba il tempo capitan di Giulio, su tiro cross e preda di Bisegna, sulla cui conclusione Verì risponde ancora presente. 10 minuti più tardi, Luco ancora pericoloso con di Genova, servito da una bella apertura di Bisegna. L'estremo difensore biancorosso respinge, poi l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco di Masini. I biancorossi si fanno vedere per la prima volta in avanti al 44esimo. Punizione di Cenciarini, che tenta di servire Casola con un pallonetto, tempestiva l'uscita di Fontanarosa. Dopo 2 minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Real Rimini entra in campo con un altro piglio e al sesto va vicinissimo al gol. Grande discesa sulla destra di Lunati, che dal limite centra la traversa. Sulla ribattuta Procopio manda incredibilmente alto. Al decimo ancora Lunati tenta la conclusione, il portiere ospite manda in angolo. È il preludio al gol che arriva al 14esimo. Casolla recupera palla quasi sulla linea di fondo e mette in mezzo per Lunati. Il numero 7 biancorosso serve intelligentemente Piccolo, che non lascia scampo a Fontanarosa. Dopo una conclusione di Lunati dalla distanza, al 16esimo, di poco alta, al 19esimo il Luco Canistro va vicino al pareggio con una gran botta di Berardi che scheggia l'incrocio dei pali. Azione viziata da un fallo su Casolla non rilevato dall'arbitro. Mister Jacobelli protesta con veemenza e viene allontanato dal rettangolo di gioco. Minuto 28, ancora una pregevole giocata di Lunati che in dribbling salta due avversari, gran botta sul secondo palo che fa venire i brividi alla retroguardia ospite. La formazione riminese vuole chiudere la gara e al 33esimo va vicinissimo al raddoppio con una conclusione di Piccolo che centra il legno. 2 minuti più tardi il neoentrato Meloni apre per Gambini, cross al centro ancora per Piccolo che per un soffio non inquadra la porta. Minuto 41, contropiede di Casolla che serve Meloni sulla destra, bella conclusione sul secondo palo di poco a lato. Al 44esimo brivido per il Real con Regner che supera in qualche modo Zarini ma poi sciupa tutto. Un giro di lancette più tardi, Marangon ci prova, ma Verì compie un autentico miracolo e si salva in corner. Una gara dai due volti, ma la vittoria del Real Rimini è meritata. Per i ragazzi di Jacobelli, 10 punti nelle ultime 4 partite.